Ed è un problema secondo me non risolubile. È bene che ci sia, è bene che ci sia perché senza la passione non si riesce a fare nulla e senza la ragione neanche. Ci sono due esempi storici ormai, perché le persone sono scomparse tutte e due ed erano sostanzialmente contemporanee. Una è stato riconosciuto come l'epidemiologo leader della seconda metà del secolo passato, Richard Doll. Il più eminente epidemiologo. L'attitudine di Richard Doll, con cui ho avuto la fortuna di formarmi come epidemiologo, da clinico come ero nella mia primissima fase professionale, e l'attitudine di Richard Doll era, diciamo tendenzialmente, anche se non c'era assolutamente bianco e nero, ma diciamo tendenzialmente era l'attitudine di io devo cercare di essere distaccato nella valutazione dei miei risultati e dei risultati altrui, e le decisioni di sanità pubblica deve essere qualcun altro che le prende, perché altrimenti io posso essere distorto, soprattutto là nei problemi in cui io ho lavorato. Quindi questa era la posizione, se vuole, che non chiamerei neutrale perché è troppo forte e caratterizza male, ma comunque diciamo la posizione un po' distaccata della separazione tra la capacità di ragionare criticamente sul proprio lavoro e su quello degli altri, di valutarli criticamente e di tradurre l'altro aspetto che è la passione che può spingere, la passione per la sanità pubblica, a spingere dobbiamo fare degli interventi. Quindi. Devo dire che anche questo però non era così radicale, perché particolarmente per quello che riguarda il fumo di tabacco su cui Richard Doll aveva lavorato, è vero che nelle fasi iniziali per un lungo tempo, io l'ho sentito personalmente, se posso espandermi un momento perché è una cosa interessante, mi è capitato un'occasione abbastanza eccezionale in cui mi sono trovato a essere seduto tra Richard Doll da una parte, in uno dei college di Oxford, e dall'altra, non avendolo riconosciuto subito, ho fatto quasi una gaffe, il poeta Auden, il quale era negli anni finali della sua vita ed era uno che aveva goduto della vita ed era un forte fumatore. Auden, che non era più molto lucido, dice a Richard Doll: "Ah, lei è il professore che ha detto che non bisogna fumare." E apparentemente non era la prima volta che glielo domanda, ma era un po' iterativo perché aveva perso la memoria. E la risposta di Richard Doll fu: "Io non sono il professore che dice che non bisogna fumare, io sono il professore che ha dimostrato che cosa succede alla salute se uno fuma." Questa era stata l'attitudine di Richard Doll. È vero che l'attitudine di Richard Doll è poi cambiata, se non altro, nei riguardi del fumo di tabacco. È cambiata perché in realtà ha fatto anche campagna contro quello. Però, diciamo, la sua posizione di partenza, perché lì, dice, il comportamento delle compagnie del tabacco, dei produttori, era talmente scandaloso che bisognava anche con questa attitudine riservata uscire in campo. Ma però è stato sempre piuttosto sull'altra posizione in generale. L'esempio opposto è quello di Jerry Morris, che era un coetaneo di Richard Doll, che è morto 2 anni fa, era un altro epidemiologo, dirigeva l'unità di Social Epidemiology a Londra, ha scritto un bellissimo libro, L'uso dell'epidemiologia negli anni 50, che resta un libro di riferimento estremamente ricco di idee, e Jerry Morris diceva: "Io in inglese, I am a researcher and I am an advocate." E quindi era l'attitudine esattamente opposta. Io faccio, la mia vita professionale si sintetizza nell'essere un ricercatore, cercando di essere il più possibile obiettivo, però sono anche un advocate della sanità pubblica e quindi entro in campo. Quindi uno. Doll versus Morris, nessuno dei due era degli estremi, però le due posizioni sono queste. Io non credo che sia risolubile il problema. Malgrado sia stato formato alla scuola di Richard Doll e abbia avuto dei rapporti personali
affettivi. Mi sento più incline all'attitudine di Morris che non a quella, se dovessi esprimere la mia sensibilità. Il rischio c'è indubbiamente che qualche volta per passione uno si slitti al di fuori della capacità di valutare con completa obiettività i risultati. C'è questa attitudine di dire la scienza è obiettiva, ma i singoli ricercatori, compresi gli epidemiologi, è un cattivo modo di intendere la scienza, voglio dire. Il fatto che uno abbia un obbligo di onestà intellettuale è una cosa. Il fatto che uno riesca a essere cosiddetto, qualche volta si dice obiettivo neutrale, è perfettamente mitologico, perché la scienza è obiettiva come se lo è, nella misura in cui riesce a esserlo, come un'impresa collettiva, non a livello individuale. La grande forza è che c'è il controllo reciproco, voglio dire, e quindi il contesto sociale deve essere tale da permettere l'esercizio del controllo reciproco dei ricercatori, voglio dire. E mi sbaglio, ci sarà qualcuno che viene a verificare. Questa è la forza della scienza rispetto ad altri approcci, intellettuali o di approcci conoscitivi, diciamo.